Qui dentro si nasconde la più grande vulnerabilità delle nostre automobili. Ma prima di dirvi di cosa si tratta, vi invito ad entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Troverete centinaia di offerte dal mondo della tecnologia, delle auto, gift card, segnalazioni di nuovi video, meme e tantissimo altro. Entrateci subito, siamo già oltre 30.000. Ma voi non trovate strano che auto sempre più tecnologiche e sempre più costose si affidino ancora a sistemi di sicurezza e di comunicazione vecchi di quasi mezzo secolo? Dopotutto vi ho già spiegato come i ladri moderni sfruttino proprio la tecnologia per rubare le nostre automobili in pochi secondi, anche meno di un minuto. Basta loro infatti un cacciavite per forzare la serratura delle nostre automobili, che purtroppo, o per fortuna, non deve essere troppo complessa da aprire per motivi di sicurezza, oltre a un piccolo computerino da collegare alla presa OBD sotto al volante della nostra auto per clonare in una manciata di secondi appunto la chiave della nostra automobile, metterla in moto e scomparire. E se è vero che alcuni produttori sfruttano alcune cifrature per le loro prese OBD2, rendendo il lavoro leggermente più difficoltoso ai ladri, si parla pur sempre di una tecnologia che risale agli anni 90. Ma non è tutto qui, ragazzi, perché c'è un sistema ancora più semplice che i ladri sfruttano proprio per rubare le nostre automobili, ed è il sistema CAN delle nostre auto. Il sistema CAN non è altro che il sistema che mette in comunicazione tutta la sensoristica e sensori delle nostre auto e le loro centraline. Il sistema CAN è molto semplice da realizzare, molto poco costoso. Il suo problema è che è molto molto vulnerabile. Pensate che risale agli anni 80, quasi mezzo secolo fa. E per un malintenzionato accedervi è semplicissimo, non gli servirà nemmeno aprire la nostra automobile. Infatti si potrà connettere semplicemente ai cavi di un qualsiasi sensore, come quello della retrocamera. Oppure, spesso anche più semplicemente, in quanto su alcune auto non serve smontare plastiche o rimuovere viti varie, tramite il radar frontale delle auto moderne. E quindi, ragazzi, quel che mi chiedo e quel di cui voglio parlare insieme a voi è per quale motivo i vari costruttori, le varie aziende non investano in tal senso, sfruttando dei sistemi vecchi di quasi mezzo secolo. Forse non rende? Forse conviene loro che le nostre auto ci vengano rubate? Non so cosa pensare, amici. Voi cosa ne dite? Parliamone insieme qui sotto nei commenti. Un bel like per supportarmi, condividete il video con i vostri amici e iscrivetevi al canale se non avete già fatto. Io vi saluto, c'è un ventaccio, fa freddissimo qui a Bari, come sempre, arriva Pasqua, sembra inverno. Alla prossima. Ciao ragazzi e buona guida.